Bella raga, bella raga, come cazzo state? Adesso voglio sapere da ognuno di voi come cazzo state. Adesso mi offendo, se non me lo dico mi offendo. Grazie a Jungle per i 41 mesi, a Demo, auguroni a noi, come sta? Meglio devo dire, ho le cuffie. Non so se è una buona idea, ma ho le cuffie. Grazie ad Alex per i 68 mesi. Come una merda, no! Che maglia hai, non ti vergogni? Oggi ho registrato Stellar Blade, Gabriel, e quindi mi sono vestito a modo. Poi me la tolgo, la brucio. Ciao Pimpi. Buonasera, buonasera. Bene, bene, sto bene. Oggi ho registrato. Non volevo registrare finché non fossi andato in ufficio. Però devo farlo anche perché Stellar Blade lo devo consegnare, che deve uscire tra il 25 e il 26, credo, non mi ricordo più. Credo venerdì uscirà il video. E quindi niente. Andrew, grazie per i 35 mesi. Oggi ho registrato, ho iniziato già a montare, domani vedo di consegnarlo. Captain Ratto, cool dude, grazie per i 5 mesi. Quindi io invito tutti a rinnovare. Ho abbassato l'obiettivo. L'ho abbassato tantissimo l'obiettivo. Perché c'è stato un altro drop. Che dobbiamo fare? Continuiamo a droppare. Qua la situazione è drammatica. Quindi ho abbassato l'obiettivo. Adesso rinnovate tutti che venerdì facciamo la 12 ore in ufficio. In ufficio. Col 5G, per l'amor di Dio. Però via una roba figa. Se rinnovate. Avete tempo fino a giovedì. Grazie a Scini per i 2 mesi. Non avevo aperto il programma del resubato. Io lo faccio partire qua che apro la finestra. Bella raga, sono sempre io. Come vedete non ho più bisogno dell'intelligenza artificiale. Adesso ho un ufficio. E allora che aspetti? Subbati subito. Tanti contenuti esclusivi come le live per i sub, il video per i sub, ma Mikan, soprattutto grazie. Il gruppo 5 Telegram, sabri, grazie dove Mikan, ci divertiamo è assieme. Partito il treno. Aggiungo anche che purtroppo da giugno le sub col Prime varranno di meno. Valuta la conversione. Grazie e Forastu per gli 11 mesi. Tubo. Bella raga. Eccoci qua. Il menu della 12 ore sarà ricco e variegato. Ci saranno tantissimi titoli. Riccardo, che sono usciti mentre stavo male, che sono usciti anche in queste settimane. Sarà veramente bella piena la 12 ore perché ho tantissimi giochi fantastici, tra l'altro alcuni che escono direttamente il 26 come Rusty Retirement, che sembra un gioco veramente carino in pixel art di automatizzazione di agricoltura. Sembra veramente bello, bello, bello. Questo è giusto perché l'ho rivisto adesso ed esce effettivamente il 26. Sarà espandibile. Sì, sto cercando un po' di recuperare i giochi, ma recuperare anche un po' di sub perché purtroppo sono stato una settimana male e non ho fatto live. Infatti siamo passati da 3.000... e 3 a 2100. Quindi rinnovate! Continuiamo Spiriti? È una buona domanda. Non lo so. Cosa cambia con le sub con Prime? Cosa avranno in meno i sub con Prime? Per adesso i sub con Prime non avranno in meno niente. A partire da giugno valutiamo perché avranno purtroppo un valore inferiore per il sottoscritto. Io non voglio togliere contenuto a chi si sabba col Prime, vediamo quanto impatta questa cosa. Turtle, grazie per gli 83 mesi. Non è la prima volta che gioco a Rimworld, però ogni volta mi torna la voglia e mi cadono le balle. E questo è il problema. In realtà ci ho giocato poco, 117 minuti, vedo.
Minchia, Morelli 40 ore di recente. Magari VOD, non credo di poter scegliere quella cosa lì. Non l'ho mai disinstallato, Pimpi, sai? Che bello. Stanno facendo ancora un botto di cose, di eventi. Sta andando molto bene, sono contento. Forse lo fanno uscire anche su Xbox il Diver, no? Il Divers 2, vediamo. 130 ore, minchia. Eh sì, vedi, leggevo ieri che forse lo portano anche su Xbox. Che bello. Comunque rinnovate per venerdì e per il treno in corso. Florence, se a Pimpi non dà fastidio. Tanti giocatori Sony vorrebbero, vabbè, ma ormai le console war sono quello che sono, cioè io posso capire le esclusività di alcuni titoli, però per quanto riguarda roba del genere, chi se ne frega? Chi se ne frega? Grazie Florence per la sabregalata Pippi. Adesso puoi tornare nel gruppo dei sub, che si è riempito di gente. Oggi ho messo il link su Instagram e si è riempito il gruppo. E dove eravate tutti? Cosa stavate facendo? Perché non eravate già dentro? Sciocchi! Sciocchi! Prode, me lo chiedi, certo? Perché da giugno e sub con Prime i content creator danno meno? E dovresti chiederlo ad Amazon. Te lo posso dire io. Non è, se ti posso dire, non è stata una mia decisione. Grazie, pronto per la sub regalata. Anche perché se me l'avessero chiesto, gli avrei detto di no. E a dire la verità, io non avrei neanche abbassato le sub da 5 a 4 euro. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Quindi. Buonasera, buonasera. I poteri forti. Il capo, decide il capo. Dai, rimmiamo per colpa di Morelli che mi ha fatto venire. Ho installato anche delle mod, sempre per colpa di Morelli, le sue, non tutte, però alcune. Gli abbonamenti su YouTube, se volete farli, fateli, però io non riesco, io son, so io come non riesco a creare contenuto esclusivo per tutti. Io attualmente sto dando molta importanza alle sub qui su Twitch. Ho rinnovato anche ieri il sito. Cioè, se devo mettermi a fare contenuti esclusivi anche per YouTube, mi ammazzo. Io non avrei messo neanche la pubblicità sopra in video con l'abbonamento Prime, ma ti dico, guarda. Quello a me non dà fastidio. Quello a me non dà fastidio. Perché il Prime vale talmente tanto poco che... Quelle pubblicità lì, chi se ne frega? Tanto ti fa pubblicità di roba altra roba del Prime. Cioè, non è che ti stanno facendo chissà che cosa. C'è di peggio. Io avrei aumentato il Prime, banalmente. Allora, nuova colonia. Non mi ricordo niente, quindi neanche il tutorial faccio. Schianto, tribù perduta, nuda brutalità. Tre di voi vengono svegliati nel loro bar criptosonno dal rumore delle sirene e dello stridio del metallo. Mazza. Tre personaggi. Tribù perduta. Questi sono cinque per i personaggi. Ah, sì, mi ricordo. Però hanno meno... hanno diverse cose. Ma direi che possiamo partire da questo, sembra quello più facile. No, non ho il DLC a tema Lovecraft, ho quello delle religioni però.
Teo, non so che dirti qui, visto che c'è il derby. Forza Milan, un saluto, un saluto. Grazie a Sampai per gli 80 mesi. Derby vuol dire che gioca contro l'Inter, giusto? Allora, Cassandra Classic, direi di partire con lei. Salvataggi liberi, assolutamente sì. A forza brutale sfide sopra, no, per carità. Comunità pacifica, no, no, assolutamente. Con un pizzico di pericolo, le minacce non mancheranno, ma saranno più contenute. No, vabbè, cioè, non so. Va bene così, voglio solo salvare quando mi pare. Se no c'è Randy Random che va tutto a cazzo. No, partiamo con lei, che io non mi ricordo più un cazzo. Dragon, grazie per i 38 mesi. No, non mi ricordo un cazzo. Andiamo. C'è il livello di difficoltà. Ah. Che è pratico dei giochi di strategia dalle prime aree con Rimworld. Vai. Crea mondo. C'è. Ma lasciamolo così. Genera ideologi. L'ho messo. C'è, non serve che clicco. Se vai a caccia. Non ho letto. Mi serve, pensavo di spostare il coso. Invece, ah, così. Cosa succede? Ah, il pronostico, ok. Dugu Desert, Yuan Forest. C'è un morto qua, che cos'è? Ah, ci sono i goblin. Questo? Saragosa. Andiamo in mezzo all'erbetta, che dite? L'erbetta vicino qua, al mare. Red Barcubo. Deciodo Coalizione. Come Deciodo Coalizione? Fazione Reukle. Qua vicino al mare? O meglio la montagna. Qua tra mare e montagna. Questo qua mi piace molto. Andiamo qua. Dai. Avanti. Sistema ideologico inattivo. Classico senza sistema ideologico. Che cos'è? Ah no, però l'ideologico è quello che ho comprato, sono le religioni. Cannibali, bello. I cowboy? Ah, vediamo. Blando. Di tipo classico. I tuoi coloni ottengono un sistema di credenze come il classico Rimworld. Il resto del mondo ha ideologioni separate. Ok. Ma sì, tipo classico. Via. Bambina benedetta lei. Ok, mi fa piacere. Dipendenza da psichite. Oh no, non voglio la drogata. No. Come cambio? Via la bambina benedetta, per l'amor di Dio. Allora, lui ha mal di schiena. È preso. Poi, lui sta bene. Nessun problema di salute. Ok. Mi fa piacere. Esperta di robotica, anche lei sta bene. Lui però è un marine spaziale, però è dipendente da alcol. No, va bene così. Va bene così, sono contento. Via. Rimuro è incredibile, ma non è un proprio gioco da gatto. Perché non è un gioco da me? Martin, è un gioco che sicuro ti fa cagare, quindi lascia perdere. Tra di voi si svegliano le loro barre di criptosonno. Tra il suono delle sirene e del metallo che si squarcia, riuscite malapena a raggiungere le capsule di salvataggio prima che la nave vada in pezzi. Dopo qualche tempo atterrate su questo mondo sconosciuto, all'orlo esterno. Ho la tosse. Eccoli là.
Vorrei ingrandire un attimino le cose. Allora, gioco l'HUD. Non si poteva ingrandire l'HUD, sono sicuro. Sono scemo? Eccolo qua. Con risoluzione di questa scala, vedete, faccio il gioco, non si adatterà allo schermo. Che coglioni. La teniamo questa. Ok. Dove sono? Eccoli qui. Ma è un lupo? Harvey, maschio, husky. È un cagnolo! Ciao! Cioè loro adesso si arrangiano? Non mi ricordo più. Architetto, ordini. Allora, strutture. Facciamo una casa, facciamo. Muro impenetrabile. Facciamo una bella casetta qua, scusami, eh. Ok. Qui ci mette una bella porta. Prima cosa è creare una zona deposito. Vediamo, zona, così? Ah, la zona, ah, giusto, 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 zona deposito. Allora, mettiamola qua, zona deposito, qui all'ombra di questa bestia. Che cos'è? Una pantera, 5 anni. Ma sì. Grazie a Castomania. Deposito, discarica, zona agricola. Zona con tetto. I tetti in quest'area. È possibile costruire il tetto sopra il bambù? Ah vabbè, ma smantelleranno qua, no? Però lo sta facendo il tetto, voglio dire. Cioè va bene, smantellerà lei, taglia la legna. Allora, mobilio. E qui ci metto i letti, giaciglio. 1, 2, 3. Va bene? Cosa vuole il cane? Come rilascia in libertà? No, no, è mio amico. Training. Husky feroce al 0. Maschio husky, età 6, nuovi arrivati, vagabonda. E che lasciamolo vagabondare. È già nostro il cane, eh? Qua ci sono pure dei capibara. Beh. Io però avevo messo anche delle mod per poter zoomare ancora di più. Non so come funzioni la cosa. Beh. Avrei dovuto premere da un'altra parte? Fazioni. Scusatemi, eh. Salva partita. Mod, eccole qua. Ah. Come le hai abilito? Così? Ah, merda. Aspetta, non so se funzionano tutte, allora. Fuck. Mi sa che non ne funziona nessuna qui. Dipende da Harmony. Ma vediamo. Vedi che mi ero perso della merda qua. Allora, mi manca sto benedetto Harmony. Che cazzo è? Sottoscriviti, eh. Lo scarico.
Harmony, eccolo qua. Questa mod si sta caricando nell'ordine sbagliato rispetto a un'altra mod. Utilizza il pulsante ordinamento automatico. Tiè. Boh. Poi, vuole questo. Questo vuole il framework. Scusatemi, aggiungo due robine al volo. Daedalus, grazie per i 76 mesi. Grazie a Ila per i 73. Boom. A posto, direi. Salva e applica le modifiche. Boom. Adesso vedrete che gioco da così a così, eh. Comunque l'unico problema per me di Rimworld è che ti butta in faccia troppo HUD. Cioè, tu hai tutta la roba fin da subito. Ed è troppo. Questo è il problema di Rimworld. Ti partisse con più calma, come qualunque altro gestionale, non avrebbe problemi. E invece adesso non parte proprio. Non risponde. Chiudo il programma. Vediamo un po'. Non benissimo. L'HUD è troppo fastidioso fin da subito. Ok, adesso sembra andare. Un 80% degli edifici si sbloccano con le ricerche. Lascialo caricare, fidati, modato ci mette un po'. No, no, prima si era proprio bloccato, Come adesso, però vabbè. Eh sì, che non ne ho messe tante di mod. Ne ho messe molte poche rispetto a quelle che mi ha detto Morelli. A carica partita. Ecco qua. Perfetto. Aggiungi mod, sì. Cosa fai? Il file... Sono in uso in quest'ordine. 1. Aggiungi mod. Le aggiunge, giusto? Se no, guarda, facciamone una nuova. Facciamo prima. Posto. Così siamo sicuri. Ecco qua. Non facciamo cazzate. No, non c'è più un posto bellino come prima col mare. Mi piace qua. Vai, tipo classico. Gente talpa, bello. Adoratori degli alberi. Culto della cecità. La cecità apre l'occhio interiore. La sofferenza illumina la vera vista. Sbloccando il ruolo di specialista medico avranno sacrifici. Accecamenti rituali e sacrificazioni. Bello. No, va bene così. Grazie. Allora, Katie sta bene. Bene, Tony sta bene. Peter è mezza attacca. No, come Peter mezza attacca? Mi piace però. Come Antonio Tony, femmina di 50 anni, li porta da Dio, comunque sembra una idol. No, mi serve un maschietto anche. Maschio, 77 anni, sordo. Dai, mi piace. Lei mezza attacca. Perfetto. Mi piace che ci sia lui anziano. Sono io. Sono io. È corridore ma anche fannullone. C'è la sifettone di là. Lo so. È qua, boh. Qua non lo so. Tiè. Allora. Stessa cosa di prima.
Adesso zona deposito. Zona deposito. Guarda, c'è anche qua Sifetone, guarda. Qua si può zoomare di più, però guarda che bello. Allora, zona deposito, tutta questa. Per fare la casa basta fare il muro? Ok. Non riesco a capire... è una palude, non posso costruire qua? Come l'hai capito che sono in una palude? Scusa. Guarda, c'è un cimitero aztecco. Bellissimo. Ah, questa roba verde non gli piace, ok. Questo è un po' troppo. Perfetto. Perfetto. Il pavimento verde, sì, però... ah, eccolo qua, palude, c'è scritto, effettivamente. Si può bonificarla, la palude? Smooth wall. No, non è acqua, ragazzi. Ah, no, è vero, avete ragione, è acqua. Perché zona paludosa. Allora, aspettate. Rimuovi zona. Mettiamo la zona del deposito da un'altra parte a questo punto. Mettiamocela qui. Ecco qua. Vai, che è pieno di merda lì in acqua. Avete ragione, avete ragione. Ehm, il tetto dov'è che era? Intanto ci mettiamo un bel parquet qua. Che bello il parquet, mi piace. Ecco qua. Il parquet. Zona. Zona con tetto. Ioccoliti, grazie per i 24 mesi. Win ha detto una parola su Recreation a Taffy. Ha detto che avrebbe voluto chiavarsela, secondo me, te lo dico io. Mm. Il tetto lo costruiscono quando finiscono i muri. Ah, vabbè, ormai gli ho detto di farlo. Taffy e Win scherzava sul cibo. Non scherzate sulle cose. Jablonski, grazie per i 69 mesi. cosa devo dire? Devo dire autorizza queste cose qua? Certo, certo, autorizza tutto. Ecco qua. Se fai la zona agricola e la palude, la bonificano, mi stavo chiedendo la stessa identica cosa. Cos'è sta roba? Grande stele di limestone. Tavolo di granito. Urna d'acciaio. Ma tipo posso dire... ah, smonta, smantella, reclama. Poi ci si vuole reclama. Non c'è un esamina? Dovremmo uccidere dei capibara, credo, anche, no? Cos'è? Ok. Ok. Ok, praticamente da qua posso modificare tutte le cose dell'HUD. Però adesso lascio così che non mi dispiace. Che è? Poi. Ah, vedi, Win si è armato, giustamente.
Posso dire a chi dare la pistola? Ok, equipaggio revolver, win. Peter invece si prende la... equipaggio a fucile da caccia, grazie. Taffy invece si prende il coltello. Che non si sa mai. Credo che siano belli preparati. Cosa stanno facendo? Preparando delle lettere? Cos'è? Ah, razioni di sopravvivenza, ok. Ma ad esempio, abbattere gli alberi si arrangiano? Perché adesso hanno bisogno di abbattere alberi per fare. Fanno loro o glielo devo dire io? No, non si arrangiano? Devi dirgli quasi tutto, ok, grazie. Il gioco è un gestionale, ragazzi. C'è zona di scarica. Effettivamente ci sarà anche una discarica. Acciaio, è nostro l'acciaio. Vado a prendere. Cinghiali. Che è? Rottame di astronave, smantella. Zona agricola. Boh, proviamo a farla qua. No, non me la fa lì, vedi. E prendere come se fosse dei bebè. Faccio, non è un problema. C'è qualcuno che non ha i pantaloni qua. Taffy, mettiti i pantaloni. Obbligo a indossare i pantaloni. Ma no, scusami, Taffy. Cioè, veramente ti devo costringere a fare una roba del genere. Ti sto facendo del male fisico proprio. Ah no, ma lei aveva già dei pantaloni. Chi è che non ha i pantaloni? Peter? Peter, ce li hai i pantaloni? Win, ce li hai i pantaloni? Ce ne hanno tutti i pantaloni. Oh. Che è? Antico frigorifero? Guarda la fertilità prima. Come si fa? Saranno più svaghi, dicono. E come faccio a dargli degli svaghi? Ah, manca la cuccia del cane, effettivamente. Non hai materiali? Perché non ho il tessuto. Allora, produzione, vediamo. Tavolo dello scultore, fornello elettrico, non credo. Banco da macellazione. Allora, sicuramente mi serve il banco da macellazione. Forno crematorio elettrico, direi di no. Ok. Fornello elettrico, fornello a legna. Fornello a legna? Serve l'acciaio, vabbè. Tramoggia, la fonderia elettrica, banco da ricerca semplice, secondo me è utile questo. Ok, perfetto, più o meno. Ah, anche il sarto, ecco qui. Ah, ma loro iniziano già a coltivare tranqui, quindi se io gli dico coltiva, loro coltivano. Ho capito. Sei penalizzato all'esterno. Devo fare un muro qua, dici?
finita la porta normale, scusa. Porta di Wooden. Eccola qua. Non posso selezionare più alberi? Per abbatterli? Ah, svago, ecco qua. Perno di ferro di cavallo. Tiè, glielo metto qui, che così si svagano, si divertono. Fanno tanti giochi di società. Ecco qui. Mica, ci sono degli elefanti, una scacchiera. Prison Architect ha preso da questo, Lorenzo. Ideologia. Ma una bella chiesa non la mettiamo. Un punto per eseguire determinati tipi di rituali. Ma secondo me qua è un bel posto lì, non so. Pavimenti. Mattonella, cemento. Ma il parquet secondo me va con tutto. E dormono. Dice che il lavoro è penalizzato perché gli hai costruito all'esterno. Che cosa gli ho costruito all'esterno? Se non sbaglio, Prison Architect è venuto dopo Rimworld, sì. Non vuol dire cazzate, ma... Mobilio. Le torce ne mettiamo? Sembrano utili. Le posso attaccare ai muri, no? Forse a wall torch. Ok. Oh, il cane dorme fuori, che tristezza. Cioè, mi pareva che Prison Architect fosse dopo, però non vorrei dirvi cazzate, ragazzi, eh. Lo so che c'è la cuccia, non me la fa fare, però, perché non ho il tessuto. La cassettiera serve? Fornisce un piccolo bonus comfort. Dai, eh. Letto. Ma era meglio il letto del giaciglio, allora, scusa. Ma va a cagare, va. Varie, cos'è? Area di formazione carovane. Barber Stable, come? Pavimenti, già fatto. Produzione. Energia, cavo elettrico. Mi sembra un po'... Turbina eolica! Mi sembra necessario. Bella grossa, vai. Facciamola qua. Cioè, mi sembra importante da fare, no? Per il bene del governo. Eccola. Per la turbina servono le batterie. Non c'era mica scritto, sai. Un bel falò. Vabbè, ma che temperatura c'è? 15 gradi. Vabbè. Se il grafico ricorda i flash game, è abbastanza. Sì, sembrano di quei giochini porno. Guarda il cane come dorme. Taffy si è svegliata e ha fatto che? Non so se c'è su Instant, vado a vedere. Yes, ve lo linko. Tieni, lo pinni per favore. Thank you. Batterie ti servono per conservare l'energia che sviluppi. Non funziona anche senza, infatti, vedi. Allora, mettiamo dei letti ben bene. Adesso c'è di Taffi che dorme, sta stronza. Ti lo faccio lì il letto. Ecco qua. Bom.
I giochini porno sono tutti nel RPG Maker, infatti. Peter mezza attacca, che cos'è che fa? Sta bene, dai. È di buon umore, diciamo. Minchia, quanto è HD il cane rispetto alle persone? Buona casa per tutti. E beh, più che altro sta qua, dorme, mentre c'è lui che gli sta costruendo una... Ora come si chiama? Una libreria di fianco. Ecco qua, una bella cassettiera. Ok. Perfetto. Almeno hanno un posto dove dormire. Comodo! Che bello. Dai, per adesso mi sembra di andare bene. Tavolo di granite. Ma se io faccio redima, reclamo una struttura neutrale per la colonia. No, ho capito, ma posso prendere tutto allora di mio così? Posso fare? Ah. Tutto mio adesso? Che è? Antica ruota gigante. Oh mamma. Cioè se io faccio così... No, come mobilità attacca, no? Per l'amor di Dio. Smantelliamo. Ma io smantello tutto, ma che cazzo me ne frega. Via. Prendi lapidi che non si sa mai. Infatti. Hanno i letti, hanno tutto. Chissà quando inizieranno a fare sesso, senza proprietà. Vabbè, ma si arrangeranno. Le statue se le lasci e ci fai le stanze, a loro piacciono e trovano belle le stanze. Grazie Kud per le 10 sub, ringraziate Kud. Il matto! Mancano 40 sub. Se il 10% di voi rinnova, Riccardo, ce l'abbiamo fatta. E ringraziate tutti i Kud. C'è un buco qua, posso infilarci il pisello? Riccardo, ah no, il geyser. Attacca per distruggerlo. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Cioè, devo attaccarlo il frigo. Come faccio a dirgli di attaccare il frigo? Riccardo, dai una cospicua mancia. Dirimo Firo, grazie per i 49 mesi. Grazie ad Alexanderson per i 63. Riccardo, la facciamo per l'ufficio. Sarà bellissima la live dall'ufficio. Riccardo, oggi mi hanno spedito il portatile nuovo. Spero che arrivi domani. Ma figurati, Kud, piuttosto, Riccardo, come stai? Mi fa ridere che si chiami Peter. Riccardo, dai una cospicua mancia. Inizia a pensare al cibo, perché? Ho 39 razioni. Ascolta, ma non stanno facendo le patate, ma faranno le patate, no? Con in mezzo manzotin. Riccardo, dai una cospicua mancia. Gli abbonati li tratti bene, tratti male solo me. No, non tratto bene gli abbonati, tratto bene chi ha diritto di essere trattato bene. Che discorsi.
Reggiato il primo lavoro fin sopra i capelli, guarda. Ti abbraccio fortissimo. No, non vorrei mandare nessuno in giro per il pianeta. La cuccia non la posso fare, Alessandra! Stai attenta! Non sta attenta! Non c'ho il tessuto! Insiste! Piripippa, non posso! Non posso! Non sto calmo! Mi mandi messaggi! Stai buona, stai! Ti viene un colpo, magari! Che sia la volta buona che ci resto secco! Guarda te! Non sta attenta, non sta! Taglia le piante, no, raccogli! Possono domesticare i capibara? Ma io li vorrei uccidere più che altro. La domestica? E a che cosa serve domesticare un capibara? Ci posso mettere una recinzione per animali? Colonna. Fence. Ok, facciamo una bella fence. Perché qua no? Richiede un terreno che possa... Oh, vaffanculo. Ok. Ma perché si prendono bene a fare le cose quando devono finire di altre? Hanno delle priorità strane. Come mai quello è sempre presente in questi videogiochi, i capibara? Questa è una buona domanda. I capibara sono un animale che pensavo di conoscere solo io, e a quanto pare sono animali gettonatissimi. Scusa un attimo, ma io non gli posso veramente dire zona di taglio dell'albero? Se gli dico smantella... Eh no. Ah, ordini! Oh, eccolo qua! Perfetto. Perfetto. Adesso che abbiamo domesticato dei capibara, no? Cioè, che cosa me ne fotte? Solo. E la roba che sto raccogliendo qui conviene recintarla? Manca il legno? No, beh, chiaro, ma infatti adesso gli ho detto di raccoglierlo. È meglio recintarla la zona di deposito? Così. Forse sì. Un acciaio. No, è un muro normale. Ma dov'è il muro normale? Perché adesso è tutta roba d'acciaio? Non voglio roba d'acciaio. Perché c'è sta fissa per l'acciaio? Non la voglio la roba d'acciaio. Voglio il legno. Come si fa? Ho fatto i muri d'acciaio? Hai ragione. Non serviva. Però comunque, allora, tornando a noi. E sono comunque d'acciaio, come li cambio? Cioè, come cambio tipologia di muro? La freccetta d'altro a destra nei muri. Qui? Muro d'argento? No.
Ah, solo perché ho finito il legno, forse. Mi sa che è perché ho finito il legno, vero? Ho capito, ma... cioè, fammi... dimmi al massimo non hai legno. Ma che vuol dire che faccio i muri d'acciaio? Scusa. Sti sciocchini. Va bene. Per non dire altro. Beh, andiamo avanti veloce di notte. Bravi, dormite. Se rifaccio un letto matrimoniale, scopano? Sì, sì, lo so che posso dargli orari della giornata, ma va bene così, cioè mi sta bene che lavorino in questa maniera qua. Boom. Costruzione fallimento, scusami. Servono difese, lottatore arma da tiro. Sedie necessarie per tavolo da scacchi. Ah, ok. Allora, mobilio. Sedia da tavolo. Sgabello. La Taffi com'è arrivata velocissima. Allora. Muro Wooden, eccolo qua. Perfetto. Perfetto. Porta Wooden. Uno, due, perfetto. Boom. Ottimo. Allora, zona deposito e tutta questa zona qua. Boom. Magic Zuzu, grazie per i 19 mesi. Grazie Angel Miao per i 27. Scusi signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? La sedia di fronte alla porta, ma fatti i cazzi tuoi. Cosa ne sai tu? Sei architetto? Eh? Sei architetto? Ne faccio un'altra qua. Intanto chi è il maestro d'arte in architettura qui? Guarda te. Sopro io, no? Recinto necessario. E lo stiamo facendo. Cioè, lo stavano facendo, no? Adesso. Lupetto, grazie per i 68 mesi. quando mi fa comodo. No, no, lo sono sempre. Dove la sta portando? Taffi? Taffi? Taffi, dove cazzo vai? Taffi? Taffi, dove cazzo stai andando? Ah, è la discarica. Oh. Ok. Potevo dirgli di scavare dentro il muro, vero? Peter ha detto una parola su Learning Backgammon a Taffi. Ha detto, sei un ignorante, non sai giocare a backgammon. Comunque non è banale giocare a backgammon, eh. Ok, banco da macellaio, perfetto. Ma che bel lavoretto. Posso dirgli scava qua. Non so perché, ma io mi dà fastidio, lo voglio togliere sto muretto qui. Ma un porcellino d'India! Il porcellino d'India è più grosso del mondo.
caccia. Devi sfidare a scacchi e forse non può vincere anche con lui. Ho perso una volta sola. Ma quanto ci va a ammazzare un porcino d'India di merda? Ma cos'è? Sono un rinoceronte, che paura. E Win, però te sei sordo? Veramente stai andando a caccia tu che sei sordo? Oh no, c'ha l'ostruzione arteriosa grave. Ah, è perché è sordo, sì, vabbè, sti cazzi. L'ha ucciso? Ho sentito Pio. L'ha ucciso, perfetto, eccolo lì. Bene. Abbiamo questo porcino d'India. C'è tutto sto Will. E mi rappresenta. Perché l'ha messo in discarica? No, aspetta. Perché non si può mangiare? Consuma. Però un disliked food. Come si fa? Come faccio a dirgli di macellarlo? Mi sono perso. Gli mette l'ordine di macellare le creature. Come si fa? Ecco qui. Credo. L'animale può essere rilasciato per attaccare i bersagli distanti invece di difendere solo il suo padrone. Ah no, ah no, questo qui è Puget. Non è. Che cazzo, sul tavolo puoi ordinare la scheda. Ah, no, è che non è ancora pronto il tavolo, mannaggia. Per quello. Ma sì che è pronto, non c'è la sedia. Ah, ma c'è la creatura. Ah, scusate. Ok. Scusatemi. Non sapevo che fosse pronto. Ok, ho fatto. Quindi lo mangiamo quel cazzo lì. Turbina eolica. Cos'è stato? Ma c'è che erano pasti semplici e in infinito. Non dovrebbero più mangiare cose crude a meno di morire di fame. No, però. Ecco, 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 guarda Peter che arriva con il porcellino d'India. Attenzione. Oh, là. Vedi un po', vedi un po', vedi un po'. A posto, abbiamo risolto. Cos'è? Pellice di dove la porta la carne? Peter, ma la cucinerai, no? Lei l'ha messa lì. Che schifo. Ok. Io lo uso anche per attaccare, scusa.
Ok. Quindi adesso il cane dovrebbe seguire Taffy, giusto? Mi fa ridere che il cane sia più lento di Taffy, ma cosa c'è in mano, Peter? Cos'è, una pizza? È un pasto semplice, ok, buono. C'è del sangue lì. Non lo sistemiamo? No. Vabbè. Cioè, a me sta bene, eh? Non volevo mica giudicare. Che cos'è? Vulture! Ma è un avvoltoio, che è? Che fa? Signora? Ci posso parlare? Posso dire di parlarci con la signora qua? Win, te che sei sordo, commercia. Vedi un po' che ti dà. Chefotto, grazie per la sub. Vediamo un po'. Salve. Il tuo negoziatore, Win, non può parlare bene a causa delle sue cattive condizioni di salute. Questo influenzerà i prezzi della trattativa. Ah. Ah, boh, c'è di tutto. Ah no, questa è roba mia, scusa. Perché in euro? Il commerciante non vuole comprare il mio cane, va bene. 620 euro lascia. No, vabbè, non mi interessa, signora. Arrivederci. Secondo voi la riesco ad ammazzare? C'è una cosa che rischi da rischiare di fare, secondo voi, cercare di uccidere il Vulture lì? Dov'è Taffy? Ecco qua. È morto il cane. Beh, mica, Taffy è insaziabile col lavoro. Riposo però è basso, dovrebbe andare a dormire. Con nome Taffy penso continuamente alle onoranze funebri. Vabbè, dai. Guarda lì, che lavoratrice notturna. Che penso le 10 di sera, eh? Non è che sia chissà che. Ok, dormono. Shanita, buonasera. Da me e dal mio gattino rosso di nome Gastone. Un saluto, Gastone, grazie mille. Non farlo, rischi per nulla, ok. Cosa ha fatto Peter? Si è preso il cibo di mezzanotte? Che è? Peter? Matta, poverina. Buonasera, buonasera. Vabbè, allora lui va. Ma il cane si è mangiato il capibara! Poverino ha fame, effettivamente. Ma c'è, posso macellare il cane? Ostia. Forse un po' eccessivo. Vediamo magari in un'altra situazione. Cos'è questo? Un cicillà, uccidilo! Non lo sta facendo, non so dove sta andando. Ah, sta andando ad uccidere gli altri capibara, giustamente. Credo, non lo so. Win, che cazzo stai andando a fare? Ha mostrato un atteggiamento rilassato nei confronti di capibara. Cosa sta cercando di scoparselo? Tra l'altro capibara non so neanche se sia un animale che mangerei. Camilla, grazie per i 47 mesi. Si mangia il capibara?
tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Sto sentendo dei suoni terribili. Che è? Sentite qualcuno che respira? Che è? Macchina capsula. Chi ha ucciso questo porcellino d'India? Il cobra. Bisogna stare attenti, non è un serpente. Sentite, c'è qualcuno che russa? Hexagram, grazie per i 45 mesi. È tipo una nutria gigante, farebbe un po' schifo. Infatti. Chi spara? Ah, è Wim che sta sparando a... Non lo so, è sordo, poverino. Degli alpaca! C'è un topo morto, autorizza. Ah, sta cercando di uccidere il cincillà. Mica tra poco ammazza Peter. Sparare al cincillà. I capivari vengono cacciati per la carne e la loro pelliccia. Sì, ma la pelliccia dovrebbe essere... Hai colpito il legno! L'hai rovinato, scemo! Beh, ma è un imbecille, eh? Inizio discorso del leader. Quanto ci vorrà uccidere un cincilla di merda? Basta calpestarlo. In Ecuador li mangiano i capibara. Cosa te? Che poi sta sanguinando da 6 ore. Non ha più vita, eppure riesce a sopravvivere a questo povero imbecille. Che va- sì, bravo, fai girare pure la pistola, deficiente. Ma perché quest'uomo è ancora vivo? E lui è bravo in medicina, tra l'altro, e con gli animali. I capibari vengono uccisi dagli allevatori perché vendono come competizione. Poi bestiamo dei pascoli. Ah, li vendono come competizione. Astarius 58 come mesi necessari a calpestare un cincillà. Grazie mille. C'è fuoco amico? Sì, sì, lo so che c'è il fuoco amico. Ah, vabbè, ma cazzi suoi, eh. Faccio l'aria che è solo lui di maschio. Io non so come si fa. Sto andando a caccia di cincillà. Che è sta roba? Capibara morto. No, non è ancora morto. Cioè, non lo so, un punto esclamativo. Che dobbiamo fare? Oh, brava Peter, che almeno lei si mette a macellare. Aveva tiro a 0, Win. Hai ragione. Però è comunque più di taffi. Ce l'ha fatta! Ragazzi, guardate quest'uomo che è tornato. Chi è? Una scimmia impazzita? Una scimmia del posto impazzita? Scusami. Ah, eccola qua. Vabbè, una scimmia, che me frega. E c'è un visitatore. È tornato il negoziante, l'ho già visto.
Dobbiamo ammazzare la scimmia, eh? Ammazziamo la scimmia, dai. Occhio. Madonna, ma proprio da noi sta venendo a rompere il cazzo. Guarda là, là. Che cazzo vuol dire che è impazzita una scimmia? Mi fa ridere sta cosa. Guardalo che bravo che è a sparare alle scimmie. Dite che se gli faccio il letto matrimoniale chiavano? Devi mettere in assetto da guerra, se no scappano quando si avvicina. Grazie Thermos per il raid! Stiamo vivendo un incubo. Voi come state? Cosa avete fatto di bello in live? Non ho visto. Peter, per favore, uccidi sta scimmia. Come faccio a dire di difendersi? Scusatemi. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. R attacca. Ok. E sta male adesso Peter, non lo capì. Ah, devo fare mobilità, ok. Però adesso sta male. Allora, un morso di scimmia sul torso e sulla gamba destra. Cos'è il trillice sinistro? Ha una contusione al trillice. Moro, vuoi venire su Discord un attimo se c'è bisogno di darmi qualche dritta? O vuoi andare a riposare? Figurati, eh. È il terzo dito del piede, vabbè, ma... cosa ne sapete? Come fate a saperle ste cose? Vengo 5 minuti se vuoi. Sì, sì, se non ti rompi, eh? Lorenzo Morelli. Eccolo. Ciao Lorenzo. Non ti posso condividere il gioco per qualche motivo. Vabbè, guardo la live. Ma tu hai scelto la palude di merda come dove stabilirti? Io ho scelto un posto che fosse vicino alla montagna e al mare, però non c'è né la montagna né il mare. Eh no, perché dovevi, cioè quando cliccavi nel mondo, se tu adesso clicchi sotto su mondo, sì, ti riapre la mappa del mondo. Vedi? Se tu clicchi gli esagonini, in basso a sinistra ti dice cosa c'è in quel... foresta tropicale. Sì, bella. Le montagne sono più in su. Eh sì, certo. Sono quelle più grosse. E pensavo che in realtà ci fosse meno spazio. Ecco, ma in realtà è gigante. La foresta tropicale è bella, oh. No? Però c'è il paludone di merda, un disastro. Vabbè, dai, sono quattro gocce. Come si fa a fargli fare sesso? Te biotech ce l'hai? No. Allora fanno sesso solo per piacere, però possono farlo. Ma per fare sesso, chiaramente, prima devono innamorarsi. Ok, però non fanno i figli, quindi... No, solo da biotech li ha messi i figli. E come ottengono nuove persone? Ogni tanto arriva qualcuno, magari qualche raid, tu li schiavizzi, cioè li imprigioni. Ok. E da imprigionati poi li puoi convertire alla tua religione, li puoi convertire a schiavi, li puoi reclutare. Devo fare una prigione, però ci vuole tempo. Esatto, devi costruire una stanza, metterci un giaciglio, un letto. Adesso e dirgli faccio. Che è per i prigionieri. Ok. Così.
cioè va bene questa roba qua, gli metto il giaciglio, gli metto scomodo che si inculano. Sti cazzi, giaciglio proprio. E come gli dico? Va costruito. È zona... Adesso clicchi sul giaciglio. Ok. Ah, per i colori, dico per i, per i prigionieri. Esatto. Ah, e automaticamente diventa una prigione tutto, quindi? Quella stanza lì, sì. Ah, ok. Figo, grazie. Ok, in cubo però. Ok. Cioè, è tosto da imparare all'inizio, cioè non ci capirei un anche il fatto prima che dovevi mobilitare una persona. Ma sta bene, Peter? Sta perdendo, cioè no, non, no, sta, non perde più sangue, non c'ha più la gocciolina. No, non c'è la gocciolina, non sta bene però. Ce l'hai un medico, sì. Gli devo mettere il self-tend o... Mettiglielo al medico, self-tend. Il medico è Win, il povero rincoglionito, eccolo qua. Win cosa c'ha? Non c'ha... vabbè. È sordo, Win. C'ha la ostruzione arteriosa grave. È proprio sordo. Sì, ma è una merda, sì. Ma quanti... c'ha 77 anni questo qui. Capito, è vecchiotto. Ma è un pezzente questo qua. Ma cosa vuoi? Ma scusami. Vabbè, questo qui... Puoi anche, tu puoi anche cliccare destro su Peter e mettere di curare, cioè mentre hai selezionato Win, clicchi destro su Peter per curarlo. Dai priorità, pulisci sangue, no? No, però forse a parte che non ci avrà bisogno di cura. Adesso mi sa di no. La salute è 93%, te puoi fare, sta benissimo. Te puoi fare anche dei letti, puoi fare anche una stanza con i letti adibiti alla cura. Poi non so, non c'avevi okay. Le tende? In realtà no. Perché no, è una mod. È una mod, no, non l'ho installata la mod delle tende. Perché scendevi giù con tre tende, che già le tende le potevi usare come... Non volevo esagerare con le mod, infatti ne ho messe poche, ho messo più roba da zoom, tipo, e qualcosina di più. Messe, gatto, è male male. Ma gli elefanti dormono così? Ma io non ci credo, non è vera questa cosa. Voglio vedere un elefante così sdraiato di lato. Sì, chiaramente, tipo quella che mette i tetti da solo l'hai messa la moto. Quella lì è uscito che i letti e assieme ai prigionieri solo al coperto. Non lo so se... Ah, non te l'avrà messo perché ancora non ha creato la stanza. Non ha costruito la stanza. Devi ricordarti di metterlo per i prigionieri. Non hanno ancora finito di costruire una sega qui, quindi non lo so. Ma dorme pure il topo. Il topo, il tuo animale domestico? No, no. Io ho il cane, è sparito, dov'è? Oh cazzo, ho perso il cane? Arrivano Chen e Amanda! Questi qui sono pacifici. Quello che c'è al punto interrogativo, te gli puoi mandare uno a commerciare. Ok. Ah no, questo perché vedete comparsa a destra la missione. Sì. Missione attiva attraverso, se la clicchi, sì, la infatti. Missione ti compare sta finestra qui dove sì, sei esattamente. Adesso. Esattamente. Esattamente. Questi qui sono, vabbè, degli accattoni, vogliono 30 di argento. Ma non gli posso dire di venire a vivere con noi? E poi... puoi catturarli e schiavizzarli, cioè puoi prenderli e buttarli dentro la prigione. Cioè, ancora non ce l'hai purtroppo la prigione. Infatti devo aspettare. Amanda ha detto una parola su sport, Chen. Sì. Puoi prendere uno dei tuoi pupini e dargli la priorità di costruire. Se te prendi, clicchi uno dei tuoi pupini e fai clicchi destro sulla buono, parete là. Costruzione 1. Win sarebbe il top in costruzione. Mandalo a costruire. Dov'è che è? Qua? In assegno? No? No, no, no. Proprio clicchi sulla parete che hai messo giù, il progetto che hai messo giù e fai clic destro, dai priorità e lui si alza e va a costruire. Ah, ma anche mentre dorme? Ma dai, ma lasciavolo dormire, scusa. Ah, fanculo. E poi aumenta la velocità, che questa lentezza... Mi sta sul cazzo aumentare la velocità Mi sta sul cazzo, quello qui ti dura 6 anni se... ho capito io, dai. È tornato a letto. È perché gli ha dato, in teoria gli ha dato solo a uno scacchettino, sì. Non è vero comunque. Adesso magari quando si alza va... Lascialo stare che c'ha la sua età, poverino. C'ha 77 anni. È pure sordo e c'ha i problemi arteriosi. Sì. Dove vai? Non me lo fa cliccare, cioè selezionando più di uno non va. Puoi mettere in coda, non mi ricordo se è anche quello di una mod, però se te clicchi uno, poi tieni premuto shift e clicchi un altro, te li metti in coda. Ah, ok, lo aspetta. Lo dovresti fare quadratino per quadratino, no? Vabbè. L'importante è che lo faccia. Del tetto non serve più. Ah, non serve più la messa di base, quella. Non male.
La fora di palle, dover coprire il tetto ogni volta, che tanto chi cazzo non li copri? Ciù. Questo qua non me lo vuole proprio mettere, come priorità. Cosa? Il letto? Ma il letto è a posto, il giaciglio è semplicemente una zona terra dove... No, 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 è il muro, dicevo. Non riesco a zoomare bene, aiuto. Ma spostati con la rotella. Eh sì, però comunque non va preciso dove voglio. Ecco qua. No, se clicchi, se ti impremuto con la rotella, esposti. Ah, ok, non lo sapevo, grazie. Vedi, per quello che mi serve l'esperto di videogiochi. No, questo non serviva. Però, ma aspetta un attimo, che cazzo sta facendo? Hai fatto il doppio muro lì? Non mi pare di averlo, l'ho fatto io. L'hai fatto tu. Ma sei sicuro? Sono sicuro. Una cazzata a me. Smantellala. Certo che la smantella è una stronzata. Secondo me non è vero, c'era il giaciglio. Ah, no, eccolo qua il giaciglio. No, sì, c'è di fianco. Non è per i coloni, è per i prigionieri. Ma ancora non è coperto. Ah, non è al coperto. Non è fatto, ok. Vedi, ti viene fuori in alto a sinistra. Che Peter si è innamorata, dove va? Ha si è innamorata di chi? Scherzando della sua faccia. Poi no, il Win ha ignorato. Li vedi lì i log, comunque, se apri log vedi tutti i dialoghi volendo. Dov'è questo menu? No, se clicchi un personaggio c'è il suo log. Ah, ok. La sezione log. Però Peter non l'ha sentita, cioè Win non l'ha sentita perché è sordo, poverino, ha ignorato le avance, ma non l'ha sentito perché era sordo, no! Beh, però io gli ho detto di fare sta roba qua e lo stronzo sta facendo tutt'altro, Si è messa agli atti sta stronzata. È sordo. Ho capito che è sordo, però. La priorità lavora. Porca puttana. Ma voi come fate a giocare così veloce? Dà fastidio. È a 77 anni, ma deve ripopolare. Non ci vuole niente a giocare veloce. Com'è che si fa adesso a schiavizzare loro? Clicchi su di uno dei tuoi. Ok. Però mi sa che lo devi mobilitare per fare la cattura. Cioè, se tu fai mobilita e fai clic destro su uno di loro, cioè prova a catturare, tipo. Poiché sembra che di trattenermi un po', Peter pensa che dovresti dare un nome alla fazione. E nome uguale, cioè nome della mia popolazione? Sì. Ok. Cioè, sarebbe il nome. Sotto il nome dell'insediamento, quindi della città, tra virgolette, sopra il nome dei cittadini. Cioè della fazione del... Gattoni? Ecco qua. E quindi mettiamo Catland. Bello. Alla Animal Crossing. Stai buono, stai. Scusami. Perché ti sei preso uno di 77 anni? Beh, perché non si può? Una 77 anni cosa deve fare? Non vive più. C'è crepa. Un cobra. Cosa fa? Crepa subito. Cosa fa? Vai, sta giocando a scacchi da solo. Petta il cane, guardalo lì. Dà da mangiare al cane lui. Mandalo a costruire. Cioè, due ore che ci provo, non mi caga. Che ti devo dire? No, te continua lì. Ecco qua. Boh, adesso le fa tutte, dai. Speriamo, tre volte sì, che glielo sì, dico. A meno che non muore nel mentre, dai. Grazie, Matrei. Ma sono ancora lì, così. Ecco qua, aspetta, sì, eh. Boh. Quindi adesso questo qui è il letto. Però continua a dirmi che... Ok, per i prigionieri, perfetto. Allora, aspetta un secondo. Faccio un secondo letto. Tu devi essere Igor. Qua, benissimo. Grazie Matteo per i 16 mesi e Dark Lady per i 13. Grazie mille, ragazzi. Boh, e allora adesso io con Win clicco tasto destro su Win, quindi gli altri sono delle seghe. Cioè, il 70enne è l'unico che c'ha, che fa qualcosa. Però non posso, gli posso dare solo l'argento. Allora, forse li devi tipo accoppare sperando che non muoiano. Ok, allora taffi la mobilito contro Chen. Provo ad arrestare Chen, l'insegnante. Vedi, no? La persona che stai cercando di arrestare potrebbe non voler venire pacificamente. Me ne sbatto. Eccoci qua. Aia! Arrestalo! Altro ne frega un cazzo quello dei loro. È morto? È morto!
Ma è morto diretto, è morto. Ma sei stato troppo violento, gatto. Che cazzo ne so io, scusa. Ma va come scappa, va come scappa l'altro. Andato, attacca. No, volevo arrestarla io. Ma questa voglia te, questa va come corre. Niente, no, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, rismobilitali. Si è preso due legne però, Win, comunque. Non sta molto bene Win, in effetti. È sordo. No, il braccio sinistro sì. C'era la contusione da clava dal manico. Come il manico? Come l'ha colpito, scusa. E ha l'omero fratturato. Bestia. Vabbè, ma adesso si riposa, cioè lui sta benissimo. Ma hai costruito il fornello da cucina? Sì. Ma vabbè, c'è la pala eolica, c'avevi? No, non l'ho ancora fatto elettrico. C'ho la pala eolica, ma ancora quella non legna funziona. Quella. Sì. Ma tirava vento là? Cazzo ne so, si può vedere dove tira il vento? Non mi ricordo questa cosa effettivamente. Aspetta che spoglio l'insegnante anche. Non posso macellarlo? Sì. Sì, però devi impostare. No, più che il cannibalismo, vai nella cosa di macellazione. Sì. Quella lì e su ordini, vedi se c'è su dettagli. Perché sì. Macella creatura, magari. No, su dettagli non da lì, su di fianco l'ordine. Ok, i corpi umani no. Li puoi mettere sì e ti macella anche i corpi umani. Mi dà malus? Non mi ricordo. Vabbè, chi se ne frega, mangiamolo. Sì, ma per la scienza vedi cosa. Ma cosa me ne fotte? Cosa succede? È importante, non credo. Carne cruda. Cuciniamo prodotti animali. No, scusa, carne cruda cosa vuol dire? Carne di insetto? No, che schifo. Carne di uomo si cucina, le costine si fanno. Buono. L'insetto mi fa schifo. Ma magari diventano pazzi, Dipende poi come è impostato la tua ideologia. Tantissimo. Magari, cazzo ne sai. Pazzi per l'uomo. È un gusto speciale. 2 ore che si cura. Andros, grazie per i 3 mesi. Che difficoltà hai messo? Normale. Cioè, quello base. Cioè, non esiste normale. Vabbè, era il primo. Che poi gli ho fatto mettere su non, le patate. Non il narratore. Ma sta vomitando, Taffy, perché? Non lo so, clicca, vedi cosa c'ha. Salute. Non c'è niente. Ah, intossicazione alimentare forte. Cosa ha mangiato? Non me lo dice. Come fa? Devo andare in log? Vedi un po' se nel log c'è scritto. No, si pronuncia algo. Ha strusciato il muso sul cane, mi sembra strano. No, non credo sia per quello. No, non lo so, magari... C'era una roba cucinata un po' male, vabbè, non è nulla di che. Capito, vomitato in mezzo ai campi, però vaffanculo, che schifo. Vabbè, se fertilizzerà un po'. Ma ancora, che vomita! Comunque ti consiglio, la prossima volta che coltivi qualcosa, di coltivare il riso che ci mette di meno a crescere. Ma non gliel'ho detto io di fare le patate, l'ha fatto loro, io non so come hanno fatto. Perché le patate è di base, se tu clicchi nel campo, ok, tutto. Non me lo fa. Cioè fai doppio click. Ok. Ok. E sotto c'è la pianta di patate, che li puoi scegliere. Pianta di riso, allora, dai. Tanto adesso tutto sboccato. Taffy che gioca da sola a scacchi, bravissima. È il gioco che ha consigliato. Ma basta vomitare in giro, che schifo! Ma gli ha vomitato. Ma sta vomitando tutto su Win. Stava dormendo, Win, dai, che sono. Non si è svegliato tanto. Non l'ha sentito. C'ha pure l'omero fratturato. No, e gli ha vomitato in testa. Grazie, Cato, per i 15 mesi. È tutta una merda, però, sti qui, eh. Ah, la carne gatto, umana. Che è dura la vita da sopravvissuti. Che è successo? Comunque. Hanno scorreggiato? Chi? Ha fatto prop? C'è un raid, gatto. Ha messo quindi... pausa perché c'è un raid. Vedi e perdiamo? No, quello rosso devi guardare. No, vediamo tutto, ma... Un gruppo di pirati proveniente da Shadow Gem sta arrivando. Fai raggiungere la uno. Posizione sotto. È uno solo, vabbè, chi se ne frega. Vai. E però è che c'ho una che vomita, l'altro con l'omero spaccato. Vedo come va a finire qui, poi vado a fanculo. Va bene. Ti conviene... Cioè, devi mobilitarli per attaccare. Certo.
se no si cagano sotto e... Ammazziamo Story. Però non gli posso dire cerca di arrestarlo lui. No, perché è ostile. Aia! Se non lo uccidi poi... Win! Ah, Ocho che ti può sparare anche nella schiena, sei in tiro da Peter, lì un disastro. Ok, ok, a posto. A posto. Morto? Sì, posso dire anche questo, ma sei troppo violento però. E che devo fare? Non è che gli posso dire non ucciderlo, vorrei. Guarda che ti consiglio, quella con la, quello con la pistola, sì. Win, sì. Mettigli la clava che hai trovato prima, che tanto quanto c'ha di tiro. Lui c'ha 1,95. C'ha 5,18 di mischia, gli metti la mazza. Ok, e dov'è che è in oggetti? No, basta fai clic destro sulla mazza e gli dice obbliga a prendere quello. Ok. Poverino, gli hanno sparato in testa però adesso. Fa cacare quella mazza, però. Ha la frattura in testa e la contusione. Tutte e il femore è andato, tutto fratturato. Vabbè, ma tanto c'ha 77 anni, quanto deve durare ancora? Grazie, collina. Ma che cazzo vuoi? Ma saprà lui? Come si produce la nuova cura prima di andare? Dimmi questo. De zoom un po'. In giro per la mappa ci sono delle piantine verdi che puoi anche coltivare. Ok. Dovresti trovare delle piantine, dei ciuffetti verdi. Ok. Non ce n'è, però. Non vabbè. Ce ne sono, come è possibile? Hai preso una. Cosa cioè, non questi, l'ho mai ma visto che non ce ne sono. Certo, com'è possibile che non c'ha l'erba curativa? Rischio di crollo leggero. Che cazzo. È il malumore. Le taffi che vedi sopra giallo. Me ne sbatto, sta vomitando da due ore. Non c'è l'erba medica in giro. Ma che te devo dire? La farò. Cincilla sì, morto. Bisogna vedere se la puoi coltivare. Rischio crollo leggero, molto bene. Dov'è? Ma sì, allora. Ogni tanto si impazzisco. Dopo vedi. Prova a fare un altro tipo di radice campo. Curativa. Sì, sì, okay, esatto. Okay. Allora, aspetta che ne faccio uno. E che non so se hai abbastanza... Semi. Cioè perché... No, i semi non esistono. Ah, e basta. Puoi vedere dove il terreno è più fertile comunque. E come si fa? Cioè in basso a destra, in tutte quelle icone, c'è nella seconda riga il penultimo, quello della piantina. Vabbè, a posto, vedi, tutto verde. Qui era un po' più verde. Vabbè. Dove più verde era più fertile, ma... Era Win che si è messo dei batuffoli di cotone, si è messo a giocare a scacchi da solo. Fa morire da ridere. Perché non so se... Lascia andare gli altri due coloni, sono ancora indebili per il combattimento. A loro due? Ah, se li hai ancora fermi là. Ah, grazie, ecco perché stavano male. Cosa ne sapevo io? Dicevo, non ho visto se è uscito fuori... come notifica, perché adesso io che ho messo il DLC, quello Biotech, sì. Mi dice che per coltivare le erbe mediche mi serve una persona con agricoltura 8. Ah, e ce l'ha scritto qua, effettivamente. Ah, ok. Te c'hai uno con agricoltura 8? Non credo. Vediamo. Agricoltura 6, però, Win. Ah no, 8, Taffi. No, Peter, scusa, Peter, a posto. Allora. Ok. Dovrebbero essere quella con i fiori gialli per abilità la cura. Minima 8. Ah, perché c'ha due qua, robe, vedi. C'ha? Cioè, prova a cliccare uno di quelli di quei fiori gialli, di quei cosi con i fiori gialli in giro. No, quelle piantine con questa i qua. Cosini gialli. No, è Clivia. Eh no, poi non gli diceva raccogli. No, infatti non mi fa raccogliere niente. Eh sì, ci mette anche un po' a crescere il l'erba curativa, infatti forse è meglio che ne fai anche un po' di più. Vabbè, io ti abbandono però. Ti ringrazio molto per le dritte, sei stato preziosissimo. Ci mancherebbe. Mille. Ci alla vediamo. Prossima, ciao. Un salume. Ciao. Ci mette tanto a crescere, vabbè, adesso facciamo tutto, non vi preoccupate. Boh, volevo scrappare questo, ma nulla. Mi stanno un po' tutti male, ma neanche così tanto, dai. Voi come state?
Guarda come dorme di lato il cane di merda. Daffy che cos'ha? È gialla. Si sente stressata. Perché? Ha il sonno disturbato. Ah, perché hanno macellato un uomo. Ah, visto che loro sono credenti in Alberto qua. Gli dà fastidio aver macellato un uomo. Ho capito. Carne di scimmia marcita in magazzino. Ok. Dormire in treno non aiuta? Ah! Davvero? Lo sapevo. Era meglio una casetta a testa, quindi? Vabbè, gliele faccio. Però puoi fare altro. Vabbè, dai. Ryu, grazie per i 7 mesi. Stai per perdere Capibara 1? Perché? Come fai a saperlo? Stato mentale vagabondo. Io spero che Win si riprenda, poverino, sta male. Ostruzione arteriosa grave, niente. Questa non se la cura, però. Non è nel recinto, no. Però adesso vedrete che faremo tutto, dai. Raccogliamo questo topo, che ce lo mangiamo. Me l'ho sparato nel culo, sto topo. Parti del corpo ma incanti, fresco, non refrigerato, marcirà tra 5 ore, per carità. Dai, Win, riprenditi. Sei tutti noi, Win. Però, scusa, dici che sta bene a parte l'umore. Ok, sta bene, perfetto. Se fai la stanza più grande a qualcuno, poi gli altri si arrabbiano che hanno la stanza più piccola. Deve essere veramente, eh? Non serve. Ok. Allora gli metto anche delle scaffalature. Invidiosi. Però non posso dare il letto a qualcuno qua. No, perché ancora non è finita la casa. Giustamente. Il viandante si unisce. Ok. Ha una relazione con un colono. Lui è Peter di zio. Lo accetto. Quindi ne abbiamo uno nuovo? Anguilar. È un ottimo estrattore lui. E dico di prendere la pistola. Anche se... No, beh, a tiro 4, buono. Ma sembra un uomo pericolosissimo questo Anguilar, scusami. Vediamo. Cosa fa? Mantello di pelo di cammello. È un bambino abbandonato. È un costruttore di grotte. Beh, mi fa piacere. Lui è un post Guy Trisma. Ma perché in spagnolo qua?
Allora, fammi costruire altre case. Ok. E poi ci mettiamo mobilio, il letto, le cassettiere e il pavimento in parquet. Boom. Adesso questo qui lo smantello. Perfetto. Ma dovrei installare una droga a sto gioco. Cazzo, sì. Il problema è che ci si mette un po' ad ingranare. L'officina non posso farci un cazzo? Allora, vorrei creare del patchwork di pelle. No, a me servirebbe il cloth. Il burka. Sembra un po' eccessivo il burka. Crea rubare? No. Cinghie per il corpo dello schiavo. Oh. No, non è quello che pensavo. Masterclass, grazie per gli 11 mesi. Per il tessuto di fare un campo di cotone. Ah. Però vedi, tutte queste cose, cioè, è un problema se non te lo dice qualcuno. Pianta di cotone. Stranded Alien Dawn. Ah, sai che ce l'ho? Mi pare di avercelo, se non sbaglio. Però non ha l'italiano. Ci sono meccaniche ancora più complesse che senza guida non capiresti mai. Ma è un peccato, perché il gioco è validissimo. Però uno, ti butta un po' troppo in mezzo alla mischia, secondo me. E due, i menu sono inutilmente complicati e non ti vengono spiegati a modo. Secondo voi riesco ad addomesticare un elefante? Proviamoci. Che è? Emergenza medica, perché? Chi è che sta male? Win, che ha? Attacco di cuore, no! Ha un attacco di... No, Win! Aiutatelo! Taffy! Taffy, aiuta Win! No, 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 lo salviamo, lo salviamo. Lo salviamo. Ha avuto un attacco di cuore, si risolve, si risolve.
Dai, c'è Peter che sta raccattando quelle cose. Win! Spoglia Win, clean caserma. Magari che non dorme nel vomito, poverino. Grande Taffy che lo sta andando a curare. Ok. Ok. Tutto il vomito in giro. Merda, Win. Ok, ok. Oh, cura riuscita! Oh, che bravo. Adesso si cura da solo perché è un medico. Ma non ti alzare, hai avuto un attacco di cuore. Stai a letto. Niente. Niente. Matto in culo, Cura fallita, per forza. Ma se stessi a letto. Sto scemo. L'umore è basso, però la salute è alta. Non so perché, ma... Si fa il massaggio cardiaco da solo. Ok, vai. Vai a fare quello che devi fare. Cura fallita. Ma dove sta andando poi? Win, vai a riposarti. Non posso dirgli di andare a dormire, Massim, grazie per i 16 mesi. Non domesticare gli elefanti che poi devi dargli da mangiare. No, è morto Win! Taffy, aiuta Win! Aggiungiamo una porta qua, va? Così almeno non devono passare ogni volta. Anghilar che fa la porta in più. Grazie Fede per gli 84 mesi. Ragazzi, mancano 12 minuti e solo 30 sub per la 12 ore dall'ufficio. Non so se Win ce la fa, Però salute il 100%. È che l'attacco di cuore ti incula e basta, secondo me. Io sempre io, grazie mille per la sub regalata. Cura riuscita, 18% di probabilità. Io non lo tocco. Ok, l'attacco di cuore è andato, È fuori pericolo. Incredibile sta cosa. Dove è andato? Si è rialzato il coglione. Mo rischiato qui, una tragedia. Lui non molla mai. Discorso del leader. Come voglio rendere Win il leader. Come si fa? Ribelle urbano. Segnare un ruolo. Un leader che tiene unito il gruppo e rappresenta la tua fazione. Vai.
Il problema è che è sordo. Perché sono diventati drogati? Si sta convertendo lui? Ha certo il 99% della sua religione. Loro al 100. No. Non proprio al 100. Celio, grazie per la sub regalata. Ma che è sta droga? Ok. Vabbè, l'attacco di cuore l'abbiamo superato. Ok. Quindi Win Mo è diventato il capo. Bene. Perfetto. Cane va in giro. 77 anni e 27 giorni. Va bene. Forse dobbiamo cacciare altri animali. Proviamo a domesticare loro. Gli alpaca sono più facili da domesticare, immagino. Si mangiano gli alpaca? Sì. La cuccia del cane, non posso farla! Insiste, insiste, guarda te, non la posso fare! Bene, sto facendo zero di cosa qua. Mi sa che ho sbagliato a fare questa pala eolica qui. Come lo vedo il vento? Sarà qua? Sono le pecore. Ci servirebbe altro animale da uccidere, ma... Oh, guarda acciaio che c'è qua. Che tartaruga potrei uccidere? 59 anni. Ma so che dispiacere che sarebbe ucciderlo. Rimuro, sai quando inizi a giocare, non sai quando finirai. È bello, è bello. Purtroppo il live mi distrae un po' troppo. Diciamo che non vi sto dietro come vorrei. Ma questo bip l'avete sentito anche voi o sono matto? Avete sentito un bip? No, non è la prima volta che lo provo, ma ogni volta... Ah, l'avete sentito? Che cos'era? In alto a sinistra leggi. Sinistra leggi che? Ah, dici che posso convertire quell'altro? L'Anguilar?
non va. Discorso del leader. No. Boh. Di nuovo, rifà il discorsetto. Ma lui è certo al 100% della sua religione, eh? No, non posso dirgli convertilo. Ah, mi era marcito il cibo, quindi era quello il suono. Cosa c'ha Win adesso? Ha rumore basso. Però solo quello, spero. Ha mangiato senza tavolo, poverino. E ruoto le cose. Vabbè, direi. Così ognuno ha un tavolino. Va buono, dai, mi fermo. Mi fermo. Salvo la partita. '27 sabato obiettivo. Dai, speriamo per domani allora. Cosa sta giocando Enrico? Sta giocando ad Isaac. Io non ve lo posso raidare, Enrico. Cioè, mi sono rotto i coglioni. Basta, basta, basta. Allora, dai, vi mando da Iona. Ah, c'è anche Adrian? Non l'ho visto. Mi scrivi il nick, Gabriel? Perché non so se è Adrian o Link for Universe. Ah, è Adrian, ok, perfetto. Boom, rediamo Adrian e diciamo buonasera. D'accordo?